e benvenuti in questo nuovo video. Scusatemi l'aspetto un po' così, avrei voluto essere più figa per fare questo video perché ci tengo particolarmente, visto che si parla di prodotti top, avrei voluto essere anch'io al top e invece sono un po' così. Vabbè, truccata. Sono abbastanza decente, però mi vedete vestita da casa, perdonatemi, perché avevo proprio voglia di spogliarmi, mettermi comoda, ho sbrigato altre cose, quindi non sono stata vestita, ma mi sono messa, diciamo, le cose da casa, e quindi adesso non è che mi stavo a cambiare per rifare il video, anche perché questa è la seconda volta che giro questo video, ebbene sì, perché purtroppo il primo l'ho per sbaglio cancellato. Il computer mio è un po' vecchio, ha la memoria piena, quindi nel trasferire video dalla videocamera al computer, questo video, che era l'ultimo che ho girato l'ultima volta, non si è copiato. Io pensavo che si fosse copiato e quindi dalla videocamera li ho cancellati, e quando poi sono andata ad aprirlo sul PC risultava illeggibile, incompleto, insomma, a me, e praticamente appunto non c'era. E io dalla videocamera l'avevo già cancellato, per cui lo sto rigirando. Assolutamente devo rigirarlo perché è un video di prodotti top. Non tanto top per me, perché sono prodotti nuovi, quindi in realtà è un video, diciamo, haul. Sono prodotti regalati da Estée Lauder, per cui sono prodotti nuovi che non ho ancora utilizzato, non ho ancora testato, poi comunque ve lo dico nello specifico. Ma sono prodotti top in quanto sono prodotti di brand di prestigio, comunque sono tutti prodotti che fanno parte della grande famiglia di Estée Lauder, quindi c'è qualcosa di Estée Lauder e c'è qualcosa di vari brand che fanno parte appunto della Estée Lauder Company, quindi prodotti anche costosi, di un certo prezzo, di un certo valore, che io posso permettermi solo perché lavoro per loro, se no sarebbe un vero problema, non li avrei mai avuti tutti questi prodotti, quindi sono molto contenta, ci tengo molto. Anche l'anno scorso però mi sa che tra quelli andati perduti cancellavo, io questo problema di purtroppo perdere i video a causa di vari spostamenti tra un hard disk e l'altro, tra la videocamera e il computer, ce l'ho sempre avuto. E vabbè, ve l'ho già detto, però in breve mi si sono cancellati non so quanti video di forse l'ultimo anno o anche 2 anni, tutti andati persi, quindi qualcosa sto rigirando man mano, qualcosa non mi ricordo neanche, probabilmente a memoria questo può essere uno di quei video andati persi, ed erano appunto sempre regali di Natale di Estée Lauder dell'anno scorso, quindi quello che ho ancora ve lo mostro in questo stesso video, che così cerco di rimediare per quanto mi è possibile. Il sacchettino è questo qua, nella fine dello scorso video già ve l'ho mostrato, ero vestita diversamente, vi ho detto lo giro subito e io effettivamente l'ho girato, ma purtroppo non c'è più, quindi oggi mi beccate così, abbiate pazienza. Poi ovviamente di tutti questi avrete poi, dopo l'utilizzo, una recensione. Allora, tiro fuori un po' a caso e vi dico un pochettino cosa abbiamo qua dentro. Allora, fondotinta Double Wear, però versione Cushion BB di Estée Lauder. Mai provato questo tipo di fondotinta, io ce l'ho nella colorazione 3C2, che spero mi vada bene, non ne ho la più pallida idea. E il prodotto è questo qui, fatto così, quindi molto elegante anche come packaging. Dentro è fatto così, quindi è fatto in realtà come il Matchmaster di MAC, come tipo di packaging, ma in realtà sono bene o male tutti fatti così. Non apro questa parte perché non vorrei far partire il pow del prodotto. Non ho idea di come sia il colore. Sì, adesso ho altre robe aperte, quindi non mi metto ad aprirlo. Lo proverò ad aprire, che ne so, verso la primavera, in modo che lo utilizzo in primavera. Se poi dopo mi è troppo chiaro, lo rimando per l'estate e poi al massimo lo riprendo in autunno. Insomma, vediamo a seconda del colore in che periodo utilizzarlo.
L'anno scorso avevo trovato un altro fondotinta che era invece di Clinique, non l'ho ancora assolutamente utilizzato né aperto, figuratevi. Quindi quelli che vi mostro dell'anno scorso, se li ho è perché o non sono finiti o non li ho proprio manco aperti. Io sono un po' così con i prodotti, soprattutto quelli costosi, quelli a cui tengo perché magari non me li posso permettere perché sono prodotti un pochettino più belli, più top. Ho un po' la tendenza, ma questo in realtà anche con quelli low cost, in generale io ho la tendenza, sono un po' fatta così, a non voler utilizzare a volte le cose perché poi mi dispiace, perché finiscono. È una cosa stupida, lo so, però vabbè. Questo appunto è di Clinique Leave and Better Glow con SPF 15. Dovrebbe essere un fondotinta abbastanza leggero come tipo di coprenza, ma anche il cushion altrettanto. Questo è abbastanza scuro invece come colore, si può intravedere dalla boccettina. E non l'ho proprio aperto, non so, non ho idea della scadenza, ma credo che appunto abbiano esatto, un po' di 24 mesi, quindi non dovrebbe esserci problema, insomma, se sta ancora qua. Però quest'estate magari questo lo metto in uso. E senza fragranze, perché dice 100% fragrance free. Da sheer to moderate coverage, quindi da leggera a media e finish luminoso. Indipendentemente da questo, per il colore credo che sarà più adatto per l'estate, cioè sì, è marrone rispetto alla mia faccia, quindi comunque anche come tipologia più leggerina e più luminosa mi piace di più per l'estate, quindi questo. Poi tararara, tararara. Michael Kors, cioè io non ho idea sinceramente neanche di quanto costino alcuni di questi prodotti, però superano sicuramente i 30 ma anche 50 euro. E per me sono già prodotti top solo per questo motivo, nel senso che io sono super mega low cost nella skincare ma anche nel make-up, lo sono sempre stata, sinceramente, proprio perché sono un po' tirchia in realtà, cioè preferisco avere tante cose e pagarle meno piuttosto che una sola cosa che mi costa tantissimo. Quindi anche per i profumi io non mi comprerei mai un profumo che costa tanto quando posso avere tante piccoli profumini o acque profumate che costano meno e comunque profumarmi. Anche prodotti, per esempio, profumi classici, buoni, che mi piacciono, tipo l'Alien, per dire, non ho mai avuto l'Alien originale se non nei campioncini, ma ho sempre acquistato profumazioni equivalenti, profumi dupe, di tutti i prodotti, insomma, costosi. E questo è assolutamente un top. Si chiama Extreme Speed di Michael Kors. È uno dei toilette, in realtà non è un parfum, è uno dei toilette, ma la fragranza è molto intensa. Il mio è ancora chiuso e non lo apro. Ma vi posso dire che è buono perché la mia collega invece non ha resistito e quando abbiamo avuto i prodotti l'ha aperto subito, l'ha spruzzato ed era una buonissima fragranza. In realtà sospettiamo che sia da uomo perché mi diceva appunto la mia collega che sul suo moroso risulta più gradevole come profumo rispetto, gli stava meglio su di lui rispetto a come stava su di lei. A volte i profumi comunque cambiano proprio a seconda del pH della pelle di ciascuno, quindi possono stare più o meno male su un tipo di pelle proprio a seconda dell'acidità, il pH della pelle. A me piaceva comunque, cioè spruzzato così, mi piaceva come profumazione. Se quando mi deciderò ad aprirlo vedrò che è una profumazione che magari invece risulta più maschile, sicuramente lo passerò a Nicola, ma in questo momento me lo tengo io e poi vedremo se fa il bravo, magari lo darò a lui da utilizzare. Michael Kors. Di MAC invece ho trovato questa palettina. Questa non ve la apro perché in realtà l'andrò a sostituire con l'altra colorazione esistente che è sul rosato. Questa è oro, ma esiste appunto anche sul rosa che io preferisco, per cui farò un cambio con una mia collega, per questo che non la apro, non ve la faccio vedere, perché non mi sembra insomma corretto essendo la sua. Vabbè, non succede niente, né, in realtà dai, ve la faccio vedere giusto per farvi capire come è fatta.
Però io la preferisco sul rosato e quindi faremo un change. Questa è la palette con tre colorazioni di illuminante. Queste sono tutte appunto sulle tonalità dell'oro, mentre quell'altra è appunto tutta sulle tonalità del rosato. Sono tre tipologie di illuminanti, da più chiaro a scuro. Quindi questa. Hyper Real Glow Top. Costa parecchio anche questa. Però mi piace e anche al lavoro la utilizzo molto. Poi, prodotto top, assoluto, stupenderrimo. Clinique. Questo è uno struccante, il Take the Day Off. È praticamente uno struccante fatto tipo un burro, un balsamo. Che si va appunto a passare sul viso e strucca benissimo. Top, top, top. Ne ho sentito parlare benissimo sia su YouTube, come comunque un prodotto amato da tante persone, osannato e anche copiato e sostituito con altro. Copiatissimo anche da magari da brand bio. Ovviamente qua non stiamo parlando di bio, praticamente nulla di tutto ciò che vedrete ha niente a che fare con il bio, sia chiaro, a parte qualcosa di naturale che poi vedrete, però non si sta parlando di prodotti bio, ma mi pare ovvio, ecco. Però un struccante ottimo. Questo comunque è testato per l'allergia, anche questo 100% fragrance free. E oftalmicamente, non mi viene, vabbè, avete capito cosa voglio dire, testato. E quindi oltre ad averne sentito parlare molto molto bene qui su YouTube, testato, testatissimo dalle mie colleghe che lo adorano, una delle mie colleghe lo ricompra, lo ricompra, lo ricompra perché lo ama. E quindi sono curiosissima di provarlo anche io. Tra l'altro, e questo per farvi capire come sono tirchia in queste cose, l'anno scorso all'interno appunto di questo regalo di Natale avevamo una mini taglia di questo prodotto in questo pacchettino così carino carino, che all'interno ha City Block Purifying Charcoal Cleansing Gel, quindi un gel purificante al carbone per pulire la pelle. E appunto una versione mini size del Take the Day Off. Era talmente carina questa confezione che io non l'ho ancora toccata, cioè è intonsa praticamente. Vi faccio vedere la dimensione della mini size rispetto al grande. Allora, questa è appunto il detergente. Anche questo non l'ho ancora toccato. E questa è la versione piccola del Take the Day Off, che è adorabile. Cioè, è top, e questa è la versione grande. Sono stata contentissima di averle entrambe, in modo che adesso posso dire, dai, questa la provo. E non mi faccio, insomma, il problema perché ho già la versione grande, quindi credo che a breve aprirò la piccolina, anche se mi dispiaceva perché la scatolina così era carina. E però, insomma, dai, è giunto il momento perché è inutile tenervi lì determinati prodotti. Anche se ho altro in uso, gli struccanti diciamo che vanno comunque, sono uno di quei prodotti che va per la maggiore perché truccandomi tutti i giorni ovviamente li sfrutto e li utilizzo. Quindi questa, ecco, sono veramente contentissima di averlo trovato in versione grande perché è top. Poi vediamo, vediamo cosa c'è. Due prodotti di Aveda. L'anno scorso c'era un altro prodotto di Aveda, Aveda è un brand che fa prevalentemente prodotti per capelli, molto molto buoni, molto molto validi. Questi purtroppo sono due prodotti, credo in mini size, credo di sì perché sono piccolini, da uomo, mannaggia. Allora, uno è cos'è? La crema per la rasatura, questo qua più grande. E l'altro invece è l'aftershave, quindi vabbè, il post rasatura praticamente. Sarà per andare un po' a idratare la pelle dopo appunto la rasatura, mentre questa è la crema per la rasatura, quindi da mettere prima, ci si rade e poi si mette questa.
Non ho idea di come possano essere, ovviamente li darò a Nicola quando se li meriterà, li farò provare a lui e poi vi farò sapere. Non ho granché da dirvi, so comunque che prodotti Aveda sono molto 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 validi, come ovviamente tutti questi prodotti, se non avete pretese bio, ovviamente. Poi, prodotto labbra, anche questo top di Estée Lauder. Sono contentissima perché l'anno scorso c'era un colore, ve lo faccio vedere perché ce l'ho qua, importabile, per quanto bello fosse per package e tutto, però era un colore che non mi piaceva. L'anno scorso c'era questo, che era praticamente della linea Pure Color Metallic Matte Sculpting Lipstick. Vabbè, questo era il 200, colore 220, che era un rosa fucsia praticamente. Era un appunto matte luminoso, cioè luminoso, matte metallico. Questo era il packaging, top proprio. E questo era il colore, è intonso praticamente, eccolo qui, ed effettivamente è un opaco con un effetto un po' metallico, sì, cioè praticamente ha dei glitterini all'interno e questo effetto un po' metallico pur essendo opaco, è difficile da spiegare però è davvero un metallico opaco, l'effetto metallico si nota appena, però c'è. Se sentite uno strano rumore sotto è il deumidificatore nella stanza accanto che sta andando, quindi ogni tanto si ferma, ogni tanto riparte. Top calamitato qua, sentite, tac. E non è, ecco, appunto il mio colore, però vabbè, l'avevo apprezzato comunque, è sempre un rossetto prestigioso. Quest'anno meglio perché magari è meno figo il packaging, meno figo il rossetto, cioè come linea, però è più figo il colore. Questo è il Pure Color Love, credo sia una linea base questa, 130 il colore, ed è un nude carne che mi piace molto. Il packaging è questo, è comunque carino, bello, cioè figo, fatto così. Qua c'è il colore e il colore è questo qua, che vi mostro, eccolo qua, bellissimo, mi piace molto questo colore, decisamente meglio di sto fucsia, eccolo qua, portabilissimo tutti i giorni, lucidino come effetto, quindi non opaco, assomiglia molto, sì, gli assomiglia a il MER di MAC, però appunto MER è opaco, mentre questo è più lucido. Sì? Sono comunque molto contenta e soddisfatta di questo prodotto. L'anno scorso poi all'interno avevo una tinta labbra di MAC, sì, di non mi ricordo quale colore perché io le ho praticamente, non tutte però, quasi, quasi tutti i colori. E credo che fosse il colore che mi piace meno, quindi un fucsia, personal statement se non sbaglio. Adesso qua non vedo, dovrei mettermi a cercare. Non lo trovo da qui. Sì, ecco, il personal statement, che è l'unica che infatti non ho acquistato io, perché non avrei mai acquistato io questo colore, ed è sempre un fucsia, questo qua. In realtà io avevo trovato quella scura scura, quasi nera ma non nera, un viola molto molto scuro, ma siccome quella l'avevo acquistata perché mi piaceva, ho fatto cambio con la mia collega che aveva questa. E quindi a lei ho dato quella scura e lei mi ha dato questa a me. Credo di non averla neanche mai utilizzata. Sì, forse una volta come eyeliner, mi sembra. Però ecco, un colore che non è che mi fa più impazzire più di tanto. Poi altro invece prodotto labbra di quest'anno è questo prodotto di Smash. Ma che mani di merda!
scusatemi. Questo prodotto di Smashbox, sono contentissima perché i prodotti di Smashbox mi piacciono. Cioè, mi piacciono. Ho idea che mi piacciono perché in realtà non è che li abbia provati chissà quanto. Questo si chiama Be Legendary Liquid Metal. E non ho ben chiaro, perché non lo voglio aprire, se sia una tinta di quelle che asciugano e si fissano o se rimanga invece lucido e sbavizioso come prodotto, perché non lo conosco. Quindi se qualcuno di voi ce l'ha, l'ha utilizzato, conosce comunque la linea, potrebbe farmelo sapere. Il colore è Crimson Chrome ed è pazzesco, bellissimo, mi piace un sacco il colore. Non l'ho ancora appunto provato per dirvi com'è l'effetto, però il colore è veramente pazzesco, molto 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 bello, questo rosso metallizzato. Io spero, ma ho dei dubbi, che sia una tinta, quindi che asciughi e che duri, ma secondo me è più un gloss. Legendary Liquid Metal, ho idea che rimanga lucido e rimanga che non asciughi, ecco, questo prodotto. Vi farò sapere quando lo aprirò. Non vorrei appunto aprirlo sempre per non far partire il pavo, anche se qui non è indicato. Però vi dirò, però il colore è top. Cioè, è proprio bello, bello, bello come colore. Il rosso, bel rosso, non troppo chiaro, metallizzato, top. Poi altro prodotto, altro profumo, questo è di Jo Malone. Questo, ragazze, lo so perché siamo andate a guardare io e la mia collega quanto costava questo prodotto. Costa 150 euro o giù di lì, a seconda di dove lo potete acquistare. Costano un fottio, quindi siamo rimaste a bocca aperta quando l'abbiamo visto, contentissime. È una colonia più che un profumo, ma ha un profumo abbastanza comunque che si sente. Questa l'ho già utilizzata e mi piace. Non è troppo dolce, quindi anche questa può essere forse una fragranza unisex, visto che non è indicato espressamente se è per uomo o per donna. Si chiama Plum Blossom e c'è scritto solo Plum Blossom Cologne, quindi non c'è scritto praticamente nient'altro. È una profumazione, a me piace, cioè non mi fa impazzire, non è dolcissima, per questo dico che secondo me può essere comunque abbastanza neutra, quindi unisex, perché non è troppo stucchevole, troppo dolce, troppo femminile, ecco. Secondo me potrebbe adattarsi bene anche come profumo da uomo, e molto contenta di questo, soprattutto perché veramente costa un fottio, quindi averlo tra le mie mani, mi sembra di avere tra le mie mani veramente qualcosa di prezioso, perché comunque io non li spenderei mai questi soldi per un prodotto così. Quindi top. E ci siamo ai prodotti più succulenti. Anzi, vi faccio vedere quelli dell'anno scorso. L'anno scorso c'era anche la crema di La Mer. Cioè, ragazze, veramente, ragazze e ragazzi, boh, io ero rimasta esterefatta. Dentro conservata ancora nella sua confezione in vellutino, con la scritta qui La Mer. Cioè, boh, top. Dentro c'è la cremina, anche questa costa uno sproposito, ed è questa qui. Top, top, top. È una crema idratante, molto intensa, quindi diciamo che è una crema, come si dice, una crema bella ricca, quindi una crema magari da usare, diciamo, notturna, oppure da usare d'inverno, magari non d'estate, perché è bella corposa. Io credo che la utilizzerò come crema da notte, perché appunto, madò, top, guardate,
è piccola nella confezione, però le mie colleghe che l'hanno già utilizzata mi hanno detto che dura parecchio. Vediamo qua che cosa dice. Creme de la mer de Monster Cream. Keep jar firmly. Allora, crema rigenerante. Tenere il vasetto accuratamente chiuso. Non conserva a temperature estreme. Vabbè, pensavo dicesse qualcosa di che sa che. Comunque, crema rigenerante dà l'idea di qualcosa di molto ricco, molto corposo. E sono curiosa di provarla, ma aspetto, insomma, adesso ho talmente tante cose aperte che non voglio assolutamente sprecarla e la tengo ben custodita qua dentro perché per me è veramente un piccolo gioiellino, ecco. Poi, sempre l'anno scorso, maschera Glam Glow, top anche questa. Avevo già provato questa maschera con un campione e mi era piaciuta. All'interno della confezione c'è anche il pennello. Volevo farvi vedere senza spaccare tutto. Quindi, pennello, questo qui per applicare la maschera e all'interno appunto c'è la mascherina. Top veramente anche questa. Sono super 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 contenta perché mi piace un botto, cioè mi piacciono le maschere e mi piacciono le maschere di Glam Glow, quindi sono molto molto contenta. Ha la scatolina super carina anche appunto da tenere esposta, tant'è che è sopra la mensola qua davanti a me, lì bella vista per me in realtà perché non è che viene chissà chi nel mio studio, però vabbè. E questa in particolare è, come si dice, tonificante, qual era il suo utilizzo? Non mi ricordo più. Sì, comunque, vabbè, sia unisex anche questa, sia per donna che per uomo, ovviamente. Diciamo, il beneficio primario è quello della tonificazione de e della luce, della lucentezza. Volevo darvi qualche informazione in più, ma è scritto tutto in lingue a me non sconosciute, però diciamo che dovrei stare lì a leggere e tradurre perché non lo so magari fare all'istante e perderei un po' di tempo. Leggo solo che di lasciare agire per 20-30 minuti. L'unica cosa che nel frattempo ho letto. Comunque, top anche questa. Non so se le conoscete le maschere di Glam Glow, però sono veramente, veramente valide. Ultimi due prodottini. Allora, un altro top assoluto è un brand che veramente mi piace tantissimo. Ho un altro prodotto sempre dell'anno scorso che era una crema mani, ce l'ho in bagno, non fatemi alzare e andare a prenderla, vi prego, fidatevi sulla parola. Vi dico che io non essendo una grande amante e utilizzatrice delle creme mani, non vi so dire un granché al riguardo, sicuramente mi è piaciuta, ve ne parlerò poi meglio, però ecco, è di là, in bagno, credetemi. Quest'anno invece questo mi ispira molto di più. È di Darphin. Darphin è un brand top per quanto riguarda la skincare, di cui ho sentito molto molto parlare anche qui su YouTube. Un sacco di ragazze hanno ricevuto un sacco di prodotti tramite Octoly. Fortunate loro. Io purtroppo ho non ho più neanche video monetizzati, quindi vabbè, non ci guadagno assolutamente niente, quindi figuriamoci se rientro nei criteri per ricevere dei prodotti gratuiti, non credo proprio. Comunque, pazienza, me ne farò una ragione e poi magari se qualcuno si iscrive o insomma il mio canale cresce, si sa mai. Per il momento nessuno mi manda niente e so, perché comunque ne ho sentito parlare da chi invece li ha ricevuti, che sono prodotti ottimi, maschere, contornocchi, creme, detergenti, diversi prodotti veramente molto validi. Io ho appunto questo, che guardate voi, ma se non è bello questo prodotto, è praticamente un olio
ai petali dei fiori, in particolare la calendula, adesso l'apro e ve lo faccio vedere, quindi è un idratante labbra, in pratica in versione oleosa, cioè, ma guardate, c'ha i petali dentro, non so se vedete, ma quanto non è figo, vedete? Cioè, boh, io sono rimasta senza parole perché veramente è top, bellissimo, non c'è altro termine, cioè, ma che cos'è? È fighissimo. Io spero che oltre al fatto che sia così figo vedersi con questi petali di calendula all'interno sia anche valido e idratante, perché io ho le labbra secchissime, quindi l'idea di avere un prodotto molto efficace che le vada ad idratare mi piace assai. Ma indipendentemente da quello, veramente è figo, 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 figo. E per terminare, ultimo prodotto, Origins, anche questo brand che mi piace tantissimo, di cui ho provato un po' di cose, qualche, insomma, campioncino, ho provato delle maschere perché mi erano state regalate in formato, diciamo, mono, perché mi erano state regalate. E ho provato diversi prodotti, più che altro maschere, ecco. Anche questa è una maschera e è la Drink Up, che io ho in versione notturna, quindi quella che si lascia in posa durante la notte, quindi si lascia assorbire dalla pelle durante la notte come se fosse una crema notturna molto ricca, mentre questa è una maschera da 10 minuti, quindi quelle che poi si risciacquano e si rimuovono, ed è appunto questa qua, 10 minuti maschi, infatti c'è scritto. E sono curiosissima di andare a provarla. Non lo faccio, non la apro adesso perché ho tante maschere in uso, anche in scadenza. In realtà, questa ha un paio di 24 mesi dall'apertura, quindi non la apro ora. Però sono contentissima perché i prodotti Origins non sono prodotti bio, ma sono prodotti con ingredienti naturali. E è un brand che potete trovare o da Sephora o c'è anche il negozio monomarca, però se non sbaglio c'è solo a Milano, in via Torino, se non sbaglio, e non so se in altri paesi si può trovare, sicuramente online. Anche questi prezzi sono elevati, quindi ottimo averlo avuto, sono molto 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 contenta. Non vedo l'ora di provarla e di farvi sapere. E niente, questo è tutto. Io vi ho mostrato tutti questi splendidi prodotti che per me sono top e non vedo veramente l'ora di provarli e di potervi dare una mia opinione in merito. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia interessato, vi abbia un po' incuriosito, vi abbia fatto un po' sognare insieme a me. E per il momento è tutto, ma ci vediamo presto. Al prossimo video, un bacione!